Si tratta di un'opera estremamente importante sia dal punto di vista del valore culturale ma anche dal punto di vista strategico per un territorio come quell'Aretino. Che sia il ponte che sta dietro la Gioconda oppure no, Ponte Buriano resta comunque uno dei nodi viari più importanti verso Valdarno e Casentino, ma anche e soprattutto un'opera da tutelare. Solo a livello paesaggistico rappresenta l'identità aretina, indipendentemente poi da Leonardo, e io credo che su quel contesto anche ambientale si possono creare le condizioni sempre per uno sviluppo maggiore, che sia quello ambientale, che sia quello naturalmente del percorso fluviale. Nella settimana delle dispute con il valdarnese Ponte Romito arriva la presentazione del progetto definitivo, che potrebbe nascere a poche centinaia di metri dall'antica opera romanica, presentato nel corso del convegno Ponte Buriano, una storia che guarda il futuro in modo sostenibile. È un ponte formato principalmente da 5 campate, di cui la principale di 80 metri, gli altri di 4, e la particolarità è che non ha delle pile in alveo, quindi dal punto di vista idraulico è un ponte sicuro perché effettivamente ci spostiamo più in là del fiume. Lo scorso gennaio erano iniziati i lavori per la realizzazione del ponte guado provvisorio. Il prossimo passaggio sarà quello definitivo, per un costo complessivo di 21 milioni di euro, con tempi di realizzazione previsti di circa 28 mesi dall'inizio dei lavori, nell'ipotesi in cui verranno reperite risorse necessarie entro la fine di quest'anno. Insomma, una corsa contro il tempo. Eh sì, la partita è esattamente questa. Non so se lo strumento sarà un aggiornamento della convenzione che abbiamo sottoscritto con il Ministero o anche il reperimento di risorse da parte dell'Unione Europea. Comunque questa anche per la Regione Toscana è una priorità, perché non è solo una soluzione di viabilità che necessita questo territorio, ma davvero ha un valore culturale inestimabile. Le proposte di progettazione nell'ambito del concorso bandito nell'aprile 2021 sono adesso in mostra nell'atrio d'onore del Palazzo della Provincia di Arezzo sino al 31 maggio.